Grazie di essere venuti questa sera in Sala Nassirya, Senato della Repubblica. Prendiamo posto per iniziare questo evento dal titolo La giustizia al tempo dell'intelligenza artificiale, come bilanciare fatto e norma, terza tappa di un percorso di analisi e approfondimento che il gruppo Cyforgate RCS ha avviato per cercare di indagare appunto su come la tecnologia può aiutare l'azione della magistratura e quali sono i confini etici e, consentitemi, ontologici dell'intelligenza artificiale. Entriamo subito nel vivo della prima parte di questo evento, chiedendo al senatore Zanettin, che ringraziamo per aver promosso questo evento qui in Sala Nassirya, di aprire i lavori con il suo saluto istituzionale. Grazie. Sono io che ringrazio RCS per questa occasione di portare qui all'interno del Senato una discussione su un tema così importante come quello dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia. Credo che sia abbastanza noto a tutti che come Commissione Giustizia qui al Senato abbiamo proprio in corso un'indagine conoscitiva su questo tema, che è un tema da una parte affascinante, dall'altra parte anche denso di preoccupazioni un po' per tutti i settori, ma in particolare io dico per il settore della giustizia, dove come è noto sono in gioco diritti fondamentali dei cittadini, in primis il diritto alla libertà personale, alla reputazione e quant'altro. È un'indagine conoscitiva ancora in corso, in Fieri. Sappiamo proprio che in questo periodo anche il governo si sta apprestando a varare norme specifiche che poi saranno portate all'attenzione del Parlamento e delle Commissioni di Giustizia in particolare, per cui siamo qui ad ascoltare. Siamo qui ad ascoltare con grande disponibilità all'ascolto e con grande disponibilità a recepire tutto ciò che promana da chi di queste materie si occupa in maniera anche professionale. Noi come Commissione di Giustizia abbiamo cominciato le audizioni con padre Benanti, eticista, e quindi che si è affrontato il tema da un punto di vista etico, ma noi dobbiamo anche confrontarci con problemi giuridici più specificamente e problemi anche tecnici che evidentemente sottendono a questo tema. Non posso che ringraziare ulteriormente gli organizzatori del convegno anche per la qualità degli interventi che sono stati programmati, degli ospiti illustri. Voglio salutare in particolare il dottor Antonello Ardituro della Direzione Nazionale Antimafia, con il quale ho percorso un tratto di strada istituzionale insieme quando siamo stati al Consiglio Superiore della Magistratura e abbiamo avuto una bella esperienza di confronto anche in quell'occasione. Quindi ascolterò con molto, molto volentieri gli interventi, anche se vi anticipo che come con i colleghi senatori, dalla senatrice Campione, senatore Rastrelli, senatore Bazoli, che vedo seduti in prima fila, poi dovremo assentarci perché abbiamo il voto di fiducia in aula. Però buon lavoro e grazie ancora dell'iniziativa. Grazie senatore Zanettin, grazie. Tra l'altro oggi è una giornata un po' particolare perché alle 18:30 c'è appunto il voto di fiducia sul decreto legge PNRR, quindi i senatori avranno pochissimo tempo, per cui corriamo un po'. Io volevo solo ricordare che questo è, dicevo prima, un terzo appuntamento di un percorso di approfondimento che con ogni probabilità continuerà. I primi due incontri sono stati a Milano e a Napoli. Nel primo caso si è parlato dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle funzioni requirenti. A Napoli, qualche mese fa, si è parlato invece di indagini 4.0, come l'intelligenza artificiale può aiutare le indagini e soprattutto l'azione di contrasto alla nuova criminalità, quella che si avvale appunto anche di strumenti tecnologici. Detto ciò, io chiederei adesso al viceministro Sisto, che è già stato con noi a Napoli e si è reso protagonista di un bellissimo intervento appunto sull'efficacia e sulle criticità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questa funzione, chiederei di raggiungerci per il suo intervento. Grazie, viceministro. Apprezzato il clacchismo del mio amico Pier Antonio Zanettin, che ha iniziato dagli applausi prima che io prendessi la parola. Ti ringrazio. Non ci eravamo messi d'accordo, quindi un 110 assolutamente colposo e quindi inammissibile. Buonasera a tutti, grazie per
Devo dire che sono assolutamente a mio agio, saluto innanzitutto il maestro, il professor Flick, che da par suo ovviamente tratterà questo tema dall'ottica proprio più alta che si possa immaginare, ma vedo con piacere la presenza anche di tanti pratici dell'amministrazione e dell'attività processuale, perché non si può comprendere il tema dell'intelligenza artificiale se non si conosce il marciapiede con la M maiuscola della giustizia, non ci si può rendere conto che cosa può essere la rotta di collisione fra il progresso inarrestabile e la necessità di tenere alto il livello di vigilanza sul rispetto dei principi costituzionali che caratterizzano comunque il nostro processo. E se noi su questo non abbiamo le idee chiare, 101, 102, 24, 25, 111, numeri che ognuno di questi numeri ha una capacità persuasiva direi insuperabile, corriamo il rischio di non comprendere quanto ha detto il Presidente Mattarella non più tardi di qualche mese fa. Recenti studi prevedono che la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa possa determinare l'automazione almeno parziale di ampia parte degli attuali posti di lavoro. L'automazione comporterà anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Questo però non deve indurre a rifiutare di accogliere le nuove condizioni tecnologiche, le opportunità che esse offrono, ma porrà con sempre maggior forza l'esigenza di riqualificare e ricollocare i lavoratori dei settori in contrazione. Allora, qual è il tema che affanna la giustizia? La manipolazione, la sostituzione, la perdita di quella individualità che in qualche maniera è caratteristica irrinunciabile del nostro mondo. E l'intelligenza artificiale, dico una cosa anche qui banale, secondo la definizione che la stessa Europa dà di intelligenza artificiale, ma ce n'è anche una del Consiglio di Stato, una decisione del 2021, è una intelligenza artificiale che non è asettica. L'intelligenza artificiale non è asettica. Qualcuno dice che è settica, nel senso che può essere capace di infezioni nel sistema che possano comportare una perdita addirittura di salute del processo, perché sia l'algoritmo sia i database sono scritti secondo delle variabili squisitamente umane. Nessuno si illuda che l'intelligenza artificiale abbia una terzietà al suo interno. Non ha affatto una terzietà, anzi, ha una parzialità variabile a seconda di chi è l'autore, poi tant'è che da più parti si chiede che l'algoritmo sia trasparente per poter consentire di riesumare i ragionamenti che l'intelligenza opera in sostituzione e in sommatoria al tempo stesso di quelli che sono i modi di ragionare degli umani. L'esempio che più mi terrorizza, e lo dico con molta rapidità, è un Jeep che a un certo punto ha nel suo computer, nel suo database, tutti i dati di un processo ed è chiamato a stabilire se rispondere o meno positivamente ad una richiesta di misura cautelare del pubblico ministero. Cosa potrebbe fare questo Jeep, caro Bernardo? Potrebbe dire: sai, io voglio restare tizio, scrivimi la motivazione. L'intelligenza artificiale in 3 minuti e 48 secondi ti scrive la motivazione di un arresto deciso prima di conoscere gli atti. Ecco, qui si corre il rischio di una inversione di, come posso dire, logica e di ortodossia processuale in cui, mentre la decisione si deve maturare dopo che tu hai scannerizzato gli atti, li hai sottoposti al tuo vaglio critico, fattuale e giuridico, e quindi dopo quel momento tu decidi l'an e il quomodo, perché c'è l'an e c'è il quomodo, qui il rischio è che in 3 minuti e 32 secondi io possa prima decidere che cosa fare e poi avere comunque una motivazione assolutamente logica sulla scorta di quello che io ho deciso. Capite bene che il rischio è altissimo, perché noi siamo poi preda di un altro Moloch nella nostra giustizia, che è l'efficienza. Noi tendiamo verso un'efficienza che però, lo dico subito, non deve mai essere taglio delle garanzie. Non bisogna ridurre la domanda, ma migliorare l'offerta. Questa è la logica l'unica che può salvare il processo dalla crisi patologica dell'iperefficienza, quando l'efficienza diventa un'obbligazione di risultato non rispettando quella che è la correttezza dei mezzi. E se questo è vero, e l'efficienza deve essere al servizio della giustizia e non un totem da rispettare in quanto tale, a tutti i costi e senza nessun modo di rispettare le regole, dobbiamo stare attenti che il concetto di sinteticità non diventi
sintesi sotto il profilo di plastificazione della giustizia, cioè una giustizia che non è più umanizzata, una giustizia che risente semplicemente di meccanismi di machine learning, come è stato definito. E se questo è vero, come è a mio avviso vero, abbiamo un solo modo per difendere il nostro processo. Vedo, diciamo così, compagni di strada come l'amico Bazzoli, con cui nelle commissioni più volte, alla Camera e al Senato, abbiamo discusso di questi problemi. Noi con la giustizia telematica, che, attenzione, è ovviamente diversa dall'intelligenza artificiale, ma ha un rischio simile, cioè evita la oralità nel processo. Io trovo che l'unica difesa che è possibile verso la invadenza dell'intelligenza artificiale nei nostri dibattimenti, nei nostri processi, è la difesa strenua del principio dell'oralità, perché l'oralità non è sostituibile. Non c'è un'intelligenza artificiale che può sostituire la fase orale del processo. Io vi dico e mi assumo la blasfemia di quello che sto per dire, che anche nel processo civile noi dovremmo riportare, per evitare il rischio di sopraffazioni da intelligenza artificiale, almeno per certe situazioni, una oralità nella discussione, riportarla con più convinzione, perché questa diventa la barriera, diventa l'usbergo, diventa la paratia verso la ingerenza di un progresso che sarà inarrestabile. Ma se noi diciamo che nel dibattimento il testimone tu lo devi sentire de visu, devi percepirne la fisionomica, devi capire la sua attendibilità e nel controesame dimostrare quelle che sono le tue tesi, il giudice trarre da questi convincimenti poi la certezza di una sentenza giusta, beh, noi abbiamo posto un argine, poi potrai fare tutto quello che vuoi, ma c'è il momento di decisione in cui il giudice dovrà, nello scambio di oralità, prendere atto di quella che è la soluzione umana del processo. E mi avvio rapidamente alla conclusione. Da questo punto di vista non va dimenticato che noi siamo un paese di civil law, che l'intelligenza artificiale, diciamo, nasce essenzialmente nei paesi di common law, quelle sono le prime esperienze, Stati Uniti, in cui, diciamo, certamente la variabilità giurisprudenziale che è detta legge in quei paesi è più simile alla possibilità nei database di trarre convincimento dagli orientamenti giurisprudenziali. È vero che noi abbiamo il 618 bis, cioè in cui le sezioni unite, diciamo, sono soggiacenti rispetto alle... Scusate, le sezioni semplici sono soggiacenti rispetto alle sezioni unite, perché se una sezione semplice dissente con le sezioni unite deve rimettere la decisione delle sezioni unite, con una ingessatura della giurisprudenza che però, al di là del rischio di confusione sulle fonti, è ben diversa dal dato che in qualche maniera vorrebbe che un'intelligenza artificiale che ripete il ragionamento umano possa sovrapporsi con la giustizia predittiva a quella che è la decisione del giudice. Ma io sono preoccupato anche per gli avvocati. Il tema è che se diventa facile raggiungere un risultato predittivo sulla giustizia, io ti dico non solo che fatalmente l'avvocato diventerà, vi cito un caso di oggi, in cui un collega è stato interessato per un appello, ha detto che l'appello aveva un suo fondamento, mi raccontava che la cliente è andata da lui e ha detto sì, ha ragione, anche l'intelligenza artificiale la pensa così. Questo è... Ma vi assicuro una cosa di oggi pomeriggio. Allora capite bene che si va verso, non voglio dire un avvocato robotizzato, ma un avvocato che potrebbe essere anche inutile per certi versi, o udite, l'avvocato potrebbe non aver più bisogno neanche di una laurea, perché potrebbe rivolgersi direttamente all'intelligenza artificiale, e quindi no, sembra un paradosso, ma non siamo lontani da una, come posso dire, defiance di questo tipo. Ecco perché io insisto, e il ministro Nordio è d'accordo, perché l'avvocato sia inserito in Costituzione, perché bisogna scrivere nella Costituzione che l'avvocato rappresenta nel nostro processo un punto di non ritorno dal punto di vista della esplicitazione del diritto di difesa. E vale l'ultima cosa che voglio dire, è quella che riguarda lo sforzo che il Ministero sta ponendo in essere per rappresentare nella proposta, nel disegno di legge che in queste ore è in discussione presso il Consiglio dei Ministri, qual è la nostra idea sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria.
Diciamo, noi ci rifacciamo ovviamente ai principi generali, c'è stato un recente intervento europeo da questo punto di vista, che noi ovviamente sposiamo in pieno dal punto di vista dei principi, ma l'incipit dell'articolo 14 di questo disegno di legge, ovviamente ancora in fieri, ancora work in progress, non siamo in condizioni di dare delle formulazioni definitive finché il CDM e poi ovviamente il Parlamento potrà dire la sua, ma l'idea di fondo è questa: i sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente, parliamo dell'attività giudiziaria, per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, anche finalizzata all'individuazione di orientamenti interpretativi. Su questa parte si sta discutendo, però quell'esclusivamente vuol dire che il giudice non potrà utilizzare l'intelligenza artificiale se non per usi di semplificazione e organizzativi. Questo è il punto di chiusura rispetto alla possibilità di utilizzazione dell'intelligenza artificiale per scrivere i provvedimenti. I provvedimenti non si potranno scrivere con l'intelligenza artificiale, con tutto quello che poi ne potrebbe derivare. È chiaro che questa è un'affermazione di principio a tutela proprio del ruolo del giudice. Perché poi si dice: il Ministero della Giustizia disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, è sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento. Può sembrare una tautologia, può sembrare un inutile orpello, ma ribadire che il magistrato, ai sensi del 101, 102, 104, 111, 24 e 25, è il soggetto che deve... Guardate, noi diamo molta importanza al giudice in particolare. Io ritengo che il giudice oggi debba essere la sintesi clodofiliana della giurisdizione, noi sosteniamo, equidistante da accusa e difesa, non per niente il governo sostiene il progetto di separazione delle carriere di cui il senatore Zanettin è notoriamente fautore insieme a noi, lo sostiene non perché si voglia punire nessuno, ma perché noi vogliamo ribadire che il giudice costituisce l'apice del triangolo isoscele alla cui base sono avvocato e pubblico ministero esattamente alla stessa distanza. Il cittadino ha diritto di percepire questa distanza. Allora, in questa giustizia riumanizzata, in questo neumanesimo in cui noi crediamo e che riteniamo debba essere comunque questa moderna difesa dei valori fondanti del processo, credo che ci sia ampia materia per discutere e soprattutto, mi auguro, per difendere quelli che sono i valori importanti della nostra Carta Costituzionale. Buon lavoro e grazie. Grazie al Vice Ministro Sisto, sempre efficace nelle sue trattazioni. Adesso continuiamo a correre e andiamo avanti con questo dibattito, invitando a raggiungerci al podio il professor Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, che non ha bisogno di presentazioni, ma sicuramente è una figura che si è occupata molto di recente del tema intelligenza artificiale e giustizia, anche insomma con un approccio, diciamo, dubbioso, professore. Sì, prego. Dicevo, con un approccio dubbioso, professore, possiamo dire così? No, pessimista, ecco, più chiaro. Posso? Sì, sì, sì. Allora, scusate, preferisco parlare seduto perché non ho l'autorevolezza del viceministro, io sono solo un ex ministro, però come diceva qualcuno, qualche volta gli ex sono meglio degli ex. Ecco. Mi sentite? Sì. E vorrei esordire proprio con una definizione: pessimista o ottimista? L'ottimista dice questo è il mondo migliore possibile, il pessimista dice vero, purtroppo. Ecco, io propendo, senza essere ottimista, senza essere pessimista, propendo un po' di più verso questa tendenza, anche e soprattutto parlando di intelligenza artificiale e giustizia. Vorrei prenderla un po' alla larga, se mai mi interromperà, se cedo. E parto dal fatto che la trasfigurazione tecnologica è al tempo stesso madre e figlia di una globalizzazione che è in crisi. È madre con la diffusione di internet, con la caduta dei confini e dei muri, almeno in apparenza. È figlia i nuovi oligarchi, il corporativismo tendenziale che stiamo riscontrando.
E questi sono i frutti della globalizzazione e gli indici della sua crisi. La battaglia per l'intelligenza artificiale e per la sicurezza cibernetica investe il mondo, si è imposta la politica. Bisogno di regolamentazione, approccio inadeguato a questo problema sia a livello locale sia a livello nazionale. Gli Stati, di fronte alla tecnologia diffusa, non hanno in realtà, come sarebbe stato logico, dato una risposta adeguata e delle iniziative comuni. Hanno manifestato intenti, ma finora azioni effettive, salvo il problema dell'Europa, di cui parleremo subito dopo, non se ne sono viste molte. Il XX secolo è stato un tempo favorevole al diritto internazionale e all'organizzazione internazionale. Il XX secolo però è stato anche secolo di lotta fra le superpotenze. Poi è caduto il muro di Berlino e ora il XXI secolo c'è la battaglia per un nuovo ordine mondiale, una sorta di scenario apocalittico. Siamo apocalittici, tutto va male o siamo integrati? E l'Europa è forse la prima che ha sentito il bisogno di mettere per iscritto una regolamentazione sull'intelligenza artificiale. Domanda molto grossa, ci riuscirà? E la prima obiezione è che forse un regolamento europeo per l'intelligenza artificiale come quello di cui abbiamo notizia potrebbe non poter aspirare allo standard mondiale. Potrebbe dare un effetto abbastanza significativo per l'applicabilità ai prodotti che vengano venduti sul mercato europeo. Però potrebbe, d'altra parte, influire, come l'Europa ha cercato di fare nei secoli passati, influire culturalmente sul resto del mondo. Penso al regolamento di protezione dati che è stato copiato dagli Stati Uniti nelle sue linee fondamentali, il regolamento europeo. Però sappiamo tutti, o temiamo tutti, che in realtà per il dominio dei mercati c'è una lotta senza esclusione di colpi per dominare il mercato della tecnologia. Le prime 10 compagnie in materia di corporation, in materia di intelligenza artificiale, non sono europee. L'Europa propone un approccio di mitigazione del rischio, è vero, ma il marchio può costare troppo per restare in gara con gli altri. E infatti si comincia a dire che l'Europa non deve imporre troppo, anche se ha una storia che si sostanzia nella tradizione di cercare di tenere insieme lo sviluppo e i diritti, la sostenibilità e i diritti ambientali che altri percepiscono essenzialmente come ostacoli e costi aggiunti. Ecco, io credo tra l'altro che in questo momento sia abbastanza importante questo problema perché l'ultima riforma che abbiamo registrato nel nostro Paese, una riforma che io considero molto importante, della cui importanza forse non ci siamo poi resi troppo conto, la riforma dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della nostra Costituzione in materia di tutela ambientale, apre la via, a me sembra, ma non è questa la sede per parlarne, a una costituzionalizzazione dello sviluppo sostenibile. Non più lo sviluppo sostenibile per il mercato e per gli oligarchi. Lo sviluppo sostenibile per la persona e per la natura, che è una cosa abbastanza diversa. E stiamo cominciando a domandarci, io sono fra quelli, conto di uscire, poi magari presenterò il libro quando avrò finito di scriverlo e soprattutto di pensarlo, al fatto che la vera frontiera è questa. Lo sviluppo sostenibile, a cominciare da Kyoto, da Parigi e prima ancora da Copenaghen e da Rio de Janeiro, lo sviluppo sostenibile non è un sogno, può diventare una sorta di realtà se avremo il coraggio di pagare il prezzo di affrontarne la regolamentazione. Io credo che un prezzo di cui per ora parliamo tutti soltanto bene, ma ben pochi siamo disposti a pagarlo. In passato c'è stato un coefficiente di coesione a livello mondiale, la bomba atomica con il suo impatto culturale, la macchina della fine del mondo, ve lo ricordate, no? Quel bellissimo film, che io non mi ricordo mai chi era il regista, che era notevole. Un impatto culturale prima che politico e diplomatico.
Adesso siamo ridotti a parlare dell'atomica nei bar come strumento tattico, strumento di utilizzazione totale. Sembra passata la paura della bomba atomica, mentre adesso abbiamo la paura del riscaldamento del pianeta, la percezione dello scioglimento dei ghiacci e tutte quelle belle cose che ci dimostrano che in realtà la lotta tra l'uomo, tra la persona e la natura è una lotta che finora ha reso male per la natura stessa. Per l'energia atomica abbiamo avuto la capacità, c'è stata la capacità di istituire un'agenzia internazionale dell'energia atomica che funziona tutto sommato. Adesso dovremmo riuscire a trovare delle componenti che ci aiutino a impostare il discorso tra la transizione ecologica che appare urgente e la transizione tecnologica che rischia di manovrarci completamente anche a nostra insaputa. Cioè le nuove tecnologie emergenti sono un fattore di sviluppo formidabile, ma anche un fattore di rischio e di impatto potenzialmente negativo. Ecco, questo discorso mi porta a domandarmi se il prezzo che la persona come tale paga alla civiltà delle macchine e all'intelligenza artificiale non si ripercuote in un prezzo troppo elevato nel rapporto con la natura, cioè nel contrasto che non dovrebbe esserci tra transizione ecologica che dobbiamo affrontare e transizione tecnologica che in realtà, scusate se uso questa espressione, stiamo subendo, proprio per il suo fascino, per la sua capacità di impressionare, per le molteplici applicazioni di essa. Penso al percorso che c'è stato nella raccolta dei dati, dei big data, velocità, quantità e quindi valore economico e politico che nasce dalla velocità e dalla quantità e dalla possibilità di sfruttamento. Tutto questo, per dirla troppo semplicisticamente, ma è così, si traduce in risposte di previsione o di decisione attraverso una scelta da parte delle macchine nei campi più disparati, dalla cultura alla politica, alla giustizia, alla sanità, alla logica istituzionale, campi più disparati della convivenza umana. Le implicazioni nel rapporto tra transizione ecologica e transizione tecnologica sono molteplici, sia nel rapporto tra, ad esempio, tra giustizia e sicurezza, quello che ci diceva il Vice Ministro prima, sia nel confronto tra la libertà del mercato e della sua autoregolamentazione degli Stati Uniti, il controllo dell'intelligenza artificiale in Cina come strumento formidabile di controllo, le regole in Europa per la ricerca di un equilibrio tra sicurezza e libertà, tra persona e mercato e tra persona e istituzione, e secondo la tradizione europea. Siamo passati attraverso i big data a una sorta di conoscenza universale attraverso la rivoluzione dell'algoritmo e dell'intelligenza artificiale con la sua ambiguità profonda di definizione. Ad esempio, è cambiata notevolmente in Europa da quella di poco tempo fa, quando si parlava di intelligenza artificiale come disponibilità della macchina a operare scelte con un inizio di discrezionalità, adesso al parlare, come nell'ultima intervento legislativo, cioè il provvedimento che dovrebbe andare approvato dal Parlamento, dalla Commissione europea, e quindi con tutti i crismi, che dovrebbe arrivare, e dal Consiglio europeo che dovrebbe arrivare a dettare quella regolamentazione dell'intelligenza artificiale basata sul rischio, sui vari livelli di rischio. C'è una grossa inquietudine per la trasformazione dell'informazione. In fondo, i big data, il loro uso nel marketing commerciale e politico, la loro diffusione attraverso i network e le piattaforme, le loro tecniche di estrazione, di trattamento, di elaborazione a fini di pubblicità di vario tipo, il loro valore economico per la velocità, la varietà e il volume hanno portato giustamente a una certa perplessità e una certa preoccupazione.
l'informazione da fondamentale strumento della relazione umana, penso agli articoli 21 e 25 e 15 della nostra Costituzione, il suo concetto di privacy, quindi da strumento che era caratterizzato da valore del contenuto, si guardava che cosa contiene l'informazione, adesso è diventato un prodotto commerciale che pone a rischio la privacy, la dignità della persona, i diritti fondamentali. Pensate da ultimo allo scontro tutto di profitto, tra il diritto d'autore, tra l'utilizzazione degli big data raccolti come sono raccolti da parte di chi li utilizza poi per le piattaforme. Pensate alla discussione tra profit e no profit, di cui una testimonianza ultima è il caso OpenAI, l'intelligenza artificiale aperta, e la vicenda di Altman, che prima è stato espulso, poi è stato riammesso subito dopo nell'ambito corporation, perché si capiva, perché aveva toccato con mano il problema della difficoltà del rapporto. E questo problema, profit o no profit, dà proprio l'emblema e il significato del mito e della paura espresso dal black box, che è una specie di divinità del XXI secolo. Cosa c'è in quella scatola nera e come facciamo ad andare ad esplorarlo? Ecco, io credo che questo apre una serie di problemi sul fronte non solo economico ma anche sul fronte etico, che nascono dalle decisioni della macchina attraverso la sua alimentazione, il suo autoapprendimento, e portano ancora una volta a distinguere l'eterno problema, l'eterna domanda: self-regulation o eteroregolamentazione? Mi pare che gli Stati Uniti non hanno dubbi sulla self-regulation, la Cina non ha dubbi sulla regulation e basta, e non fate domande. In Europa siamo invece per la regolamentazione, eteroregolamentazione, e un rischio c'è nella regolamentazione, che sia eccessivamente finalizzata solo sui temi del profitto, devono goderne di più coloro che raccolgono i big data o deve goderne di più chi li riversa attraverso il giro delle piattaforme nell'ambito del black box e arriva al discorso dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Ecco. Io sono abbastanza preoccupato e ho colto tra l'altro nel discorso del Vice Ministro sulla oralità del dibattimento un riferimento a un discorso di fondo che domina tutto questo dibattito: la necessità di conservare una riserva di umanità. La riserva di umanità di fronte alle capacità della tecnologia e del computer e di chi lo alimenta o di chi lo manovra, la riserva di umanità è fondamentale proprio per garantire la genuinità o la realtà delle relazioni umane, articolo 2 della Costituzione. Relazioni umane che, tra l'altro, non possono non permeare anche il discorso dell'oralità della giustizia. Ecco, un discorso che mi colpisce e che mi riservo di approfondire, perché a questo punto il discorso, cerco di andare, c'ho ancora un po' di tempo, è il tema di fondo di cui discutere in modo semplicistico: giudice uomo o giudice robot, in un modo o nell'altro. L'obiettivo apparente adesso è la conquista e il consolidamento della giustizia del precedente. Siamo passati dalla scoperta delle banche dati al giudice bocca del computer e non più della legge, tantomeno del sovrano oppure del popolo. La macchina è priva di discrezionalità, è vero? La macchina sceglie con un ragionamento probabilistico predittivo che può anche essere giurisdizionale, non più giuridico interpretativo come eravamo abituati a fare secondo la logica aristotelica, e lavora sul precedente. Io mi domando se questo non è un po' un paradosso: guardare al futuro in fondo con un'operazione tecnologicamente perfetta ma in fondo semplicistica di guardare al passato. Anche perché, così facendo, evidentemente non avremo mai un progresso,
avremo sempre un riferimento sempre più perfezionato all'ultimo precedente. Per rispondere a quelle istanze di velocità, di efficienza e di quantità della risposta giudiziaria, che si ritiene debbano far fronte a un afflusso insterminato di richieste. Questo discorso ne scade la qualità e la specificità. Tra l'altro scade la valutazione del fatto specifico, per quello che dirò subito dopo. Il campo della nostra giustizia in questo momento, non me ne vorrà il Vice Ministro, del quale sono amico e profondo stimatore, e il campo della giustizia è un campo emblematico. Siamo di fronte a una soluzione che non presenta una crisi che non presenta soluzioni costruttive. Siamo di fronte a uno scontro cronicizzato tra i tecnici, giudici e avvocati, nonostante gli appelli di tutti alla loro collaborazione, scontro appoggiato dall'Accademia attraverso l'esasperazione del tecnicismo e fondato su una sorta di disinteresse della politica, che ha capito che è meglio lasciare che litighino i tecnici ed occuparsi di giustizia solo quando la giustizia interviene a orologeria o non a orologeria, non mi interessa, a bastonare quelli della propria parte, applaudendo quando bastona quelli dell'altra parte, ovviamente, indignandosi quando bastona quelli della mia parte, e a cominciare il discorso finisce per sviluppare un film drammatico, dalla lentezza dei processi al dramma del carcere in un contesto di panpenalizzazione che continua, di processo mediatico e di pancarcerizzazione. Ci siamo dimenticati della regola fondamentale, dell'estrema ratio del processo, del diritto penale, del processo e del carcere, che viene utilizzato sempre più largamente come strumento di controllo sociale di certe forme di diversità. Inutile che ci ribelliamo a questo. Questo vuol dire che i principi tradizionali e consolidati, che sono legati ai diritti inviolabili, al valore della persona, non hanno poi più molta portata, molta pregnanza di fronte alla capacità della macchina di cogliere, di esteriorizzare, cogliere per modo di dire, sentimenti, passioni, emozioni e dubbi. Si azzera la decisione fondata sullo studio, sull'esperienza, sul confronto con i valori e sulla distinzione tra il giudice e il robot. Questo vuol dire pagare un prezzo che mi sembra un po' illusorio, del vantaggio di neutralità e asetticità, questo vantaggio mi sembra illusorio, della macchina, ignorando i suoi deficit, i bias, l'opacità del black box, gli errori della sua alimentazione originaria, le discriminazioni che talvolta si riversano nella sua alimentazione originaria e nella sua autoalimentazione attraverso il machine learning, una neutralità apparente, una imprevedibilità che si comincia a cogliere delle sue uscite, delle sue decisioni, fino ad arrivare a quelle che, con termine felice ma preoccupante, è stato definito le allucinazioni della macchina, le allucinazioni dell'algoritmo della macchina. Signori, in tutto questo i nostri parametri classici e i nostri dogmi, la responsabilità penale personale, cogitationis penam nemo partitur, nemo tenetur sede tegere, le lunghe discussioni che abbiamo fatto sulla causalità o sulla colpa, colpa specifica, colpa generica, colpa con previsione, tramontano. Io vorrei suggerire al Ministro di mettere sugli ingressi di tutti i tribunali due statue, la statua del diritto morente delle leggi e la statua del diritto vivente della giurisprudenza. Due statue gravate oltretutto dal pluralismo delle fonti internazionali e convenzionali e dalla progressiva sempre più forte incapacità di comprensione e prima ancora di redazione delle leggi. L'ulteriore fattore di crisi rappresentato dalla mole del lavoro, dallo scontro politico a monte all'interno di una magistratura che supplente all'assenza politica, finisce per colorare ulteriormente questa situazione. Ecco, io comincio ad avere un po' di nostalgia del prezzo dell'umanità, della riserva di umanità, la possibilità di errori, certo, il ritardo, l'inerzia, la lentezza,
l'eccesso di interpretazione, l'incontrollabilità dell'uomo giudice, di fronte a una giustizia algoritmica che solo in apparenza è efficiente, veloce e neutrale. Io sono entrato in magistratura, sono entrato nel mondo del diritto moltissimi anni fa, ormai sono un reduce, credendo nella certezza del diritto e soprattutto in quello che allora sembrava il suo veicolo, la legge. Ne esco, veicolo della certezza, ne esco con la convinzione che il pilastro del diritto è il ragionevole dubbio, perché mi fa sempre più paura il dogmatismo e la radicalizzazione in un senso o nell'altro. Cioè la conoscenza algoritmica conosce a perfezione il caso, ma non conosce il concetto che sta sotto di esso. E questo mi pare, e sto arrivando veramente alla conclusione per tranquillizzare il nostro moderatore, che un discorso di digitalizzazione della giustizia, come quello che stiamo cercando di fare, sempre che possa poi essere realizzato e funzionare, dovrebbe tener conto dei diritti umani e sociali di nuova generazione. Il diritto alla riserva di umanità, il diritto a conoscere ciò che è il prodotto dell'intelligenza artificiale o delle tante forme di intelligenza artificiale o ciò che è ancora prodotto umano, il diritto alla dignità umana e sociale, alla prudenza e educazione digitale, alla distinzione tra giustizia umana e giustizia robotica. Vedete, mi ha colpito il fatto che negli Stati Uniti si sia aperto un fenomenale forum shopping sulla profilazione del giudice. Prevedere l'esito della decisione guardando alla storia decisionale del giudice più che alla legge e al fatto, per decidere se fare una causa o se fare una mediazione. E questo tra l'altro ha portato a un revival della mediazione in funzione deflattiva, mentre la mediazione, oltre e prima della funzione deflattiva delle liti, dovrebbe avere un forte significato rispetto alla responsabilizzazione dei soggetti. La via europea è stata quella di, secondo la sua tradizione tradizionale, di esaminare e di prendere a parametro il rischio, divieto di intelligenza artificiale per una manipolazione cognitiva, per una classificazione sociale, per un'identificazione biometrica, salvo eccezioni, che però non confermano la regola ma aprono la strada al mutamento di quella regola, alto rischio per i sistemi che incidono sulla sicurezza dei prodotti e sui diritti fondamentali, con tutte le precauzioni che ne devono derivare, mentre per le prime divieto assoluto, rischio minimo di consapevolezza dell'utente e la responsabilità di una sua decisione informata, almeno quello, rispetto alle situazioni con minore rischio. Ecco, penso ad esempio, e mi è sembrata abbastanza importante, le linee guida della Federazione degli Ordini Forensi Europei nel 2023. Mentre si reclamizzava e si suonavano le trombe per il trionfo dell'applicazione dell'intelligenza artificiale, arrivando a reclamizzare i kit per ogni piccolo studio legale, quel kit di intelligenza artificiale che ti consentirà di essere al sicuro. Mi lascia un po' perplesso. Questo, quindi necessità, prosegue questo elenco di linee guida, necessità di comprensione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, tener conto dei contesti rispetto delle regole dell'intelligenza artificiale, ma integrazione con la complessità delle regole legali, segreto professionale, privacy e protezione dati personali, informazione dei clienti e responsabilità. Tutto ciò sta a significare che l'intelligenza artificiale nelle sue varie forme e nelle sue varie definizioni può e deve essere strumento formidabile, ma deve restare tale, mentre noi stiamo rischiando di trasformarla da strumento a obiettivo in sé e a principio in sé. E soprattutto la necessità di affrontare, e quello è il tema su cui sto cercando di confrontarmi con me stesso, oltre che con gli altri, dell'urgenza e la necessità di coordinare tra di loro la transizione ecologica che è in corso e la transizione tecnologica che è in corso e la transizione ecologica di cui tanto si parla, ma finora non ne vedo applicazioni. E questo vuol dire
che prima di affrontare le altre varie transizioni dobbiamo affrontare una transizione culturale per entrambe, per evitare che invece di discutere di transizioni finiamo per subire delle transazioni economiche. La mia esperienza è questa, ed è un'esperienza, come dicevo all'inizio, che si tende all'ottimismo, ma come bagliore lontano che vedo. La digitalizzazione della giustizia non è una novità, conosciamo da tempo, ha degli effetti certamente positivi, penso alla dematerializzazione delle comunicazioni dei fascicoli, penso alla semplificazione, penso alla sua velocità quando non sarà più soltanto una serie di macchie di leopardo, da qualche parte più efficiente da altre no. Ecco, io credo che a questo punto occorre riconoscere e dare, elogiare quello che si è fatto finora, ma occorre esprimere qualche perplessità nella tendenza a sostituire il robot, al giudice robot, al giudice uomo. Offre le stesse garanzie? Legge uguale per tutti, giustizia esatta più che perfetta in sé, valutazione del contesto, cioè la delega alla macchina non può rinunziare alla variante o alle migliaia di varianti umane. Penso alla carta anche, non solo a quella delle federazioni degli avvocati, ma per par condicio... Prof, mi perdoni se la interrompo, dobbiamo un po' correre perché abbiamo i senatori che devono sì, donare sono, guardi, sono tre righe ancora. Grazie. Penso alla carta del CEPEI, cioè della Conferenza Europea dei Giudici, non discriminazione, trasparenza, qualità, sicurezza, situazioni fuori campo da valutare. Altrimenti rischiamo di deresponsabilizzare ulteriormente il giudice uomo e rischiamo l'effetto gregge, di cui parlava un giurista francese molto valido, Garapon. Mi auguro che sia possibile, almeno nel campo della giustizia, superare l'alternativa tra apocalittici e integrati e riuscire a passare dal campo degli integrati al giusto equilibrio senza cadere nel campo degli apocalittici. Grazie. Grazie professore. Grazie al professor Flick per questa sua bellissima, anche se molto fosca, analisi, che però è assolutamente, insomma, condivisibile negli aspetti più, diciamo, legati all'utilizzo distorto della tecnologia. E i tempi, come ci siamo detti, sono tiranni, dobbiamo continuare ad andare avanti in questo dibattito e, proprio parlando di umanità, di umanizzazione della giustizia, di tecnologia del volto umano, direi che può venire al podio, avvicinarsi al podio per il suo intervento, l'ingegner Domitilla Benigni, CEO e COO di Health Group, chairman di CypherGate S.p.A., azienda che ha voluto questi approfondimenti e che si è sempre caratterizzata nella sua storia proprio per questa sua assoluta convinzione che la tecnologia non può assolutamente prescindere dall'aspetto umano. Prego, ingegnere. Si sente? Sì. Illustri senatori, eminenti autorità, stimati giudici, signore e signori, è con grande piacere e veramente con altrettanto orgoglio che porgo a tutti il mio benvenuto in questa solenne cornice di Palazzo Madama che ci vede riuniti per riflettere sul presente e sul futuro della giustizia. In una curva della storia nella quale l'esuberanza delle tecnologie emergenti ci impone di interrogarci sui confini etici, sugli aspetti ontologici ad esse così immanentemente legati. Gli autorevoli relatori che mi hanno preceduto hanno analizzato per canto loro una questione cruciale che tocca le fondamenta stesse della nostra società e costituisce il cuore pulsante di quel confronto che come gruppo CypherGate da quasi un anno portiamo avanti, come garantire, cioè, che la giustizia venga esercitata con integrità ed equità anche in questa era dell'intelligenza artificiale. Lo ha fatto nella sua introduzione il senatore Pier Antonio Zanettin, componente della Commissione Giustizia, che ringrazio doppiamente anche per aver patrocinato questa nostra iniziativa.
e lo hanno fatto nelle relazioni successive il Vice Ministro della Giustizia, Senatore Francesco Paolo Sisto, e il Professor Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. A voi tutti va il nostro grazie, mio personale, ma anche dell'azienda che ho il privilegio di rappresentare. Non è un caso che abbiamo voluto scegliere questo posto, questa voce, questo pensiero proprio qui, nel Senato della Repubblica, sacro tempio della nostra democrazia, dove gli interessi dei cittadini vengono temprati dalla saggezza delle istituzioni per poter dare corpo e forma alle norme che guidano e regolano la vita del nostro Paese. L'intelligenza artificiale e i progressi tecnologici che essa porta con sé, giorno dopo giorno, stanno entrando sempre più massicciamente nella nostra quotidianità, trasformando radicalmente i modi di vivere e di lavorare. Anche il mondo della giustizia non è esente da questi mutamenti, anzi, l'innovazione può dare certamente all'amministrazione della giustizia nuova linfa, innestando efficienza, velocità e accuratezza nel sistema giudiziario. Giurimetria, intelligenza artificiale e giustizia predittiva già da tempo rappresentano una straordinaria intersezione tra il mondo legale e le tecnologie digitali. Da questo punto di vista possiamo dire con orgoglio che il nostro gruppo è da sempre al fianco dello Stato e dell'autorità giudiziaria, con le tecnologie più all'avanguardia e a misura del contrasto ad ogni tipo di criminalità e di attività illecite. L'obiettivo che ci siamo posti, tuttavia, è la tutela del diritto, delle istituzioni e delle persone. Abbiamo il dovere morale di farlo anche oggi. Anche in questo si manifesta il nostro essere un gruppo orientato alla sostenibilità nel suo agire, nel senso di profonda attenzione che il nostro impatto, anche in termini sociali, possa essere sempre positivo. Lo abbiamo fatto anche in questa circostanza, chiedendoci come si può bilanciare il potenziale offerto dalla tecnologia con la necessità di rispettare i principi etici, di equità, di trasparenza e la tutela dei diritti individuali che sono al centro del sistema giudiziario. Abbiamo chiamato qui, a Palazzo Madama, qualificatissimi esperti di giustizia, personalità politiche, esponenti del governo, magistrati ed avvocati, appunto per discutere insieme di queste sfide e cercare soluzioni condivise. Nella certezza che solo attraverso il dialogo e la collaborazione si possono studiare ed implementare politiche e normative adeguate a guidare l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale nel campo della giustizia. E per bilanciare fatto e norma, come recita il titolo di questo nostro dibattito. Ora lascio ai magistrati Antonio Ardituro, Giuseppe Borrelli, Giuseppe Lombardo e Bernardo Petralia il compito di spiegare la necessità della magistratura e alla Presidente della Commissione parlamentare antimafia, dottoressa Chiara Colosimo, quello di illustrare quali possono essere gli interventi regolatori funzionali all'efficienza del sistema. Sono sicura e fiduciosa che questo incontro sarà un passo significativo nella creazione di un quadro normativo che promuova sia l'innovazione, ma che protegga i diritti fondamentali e che garantisca che la giustizia rimanga accessibile, equa ed imparziale per tutti i cittadini. Grazie mille e buon lavoro. Grazie, ingegner Benigni. Direi che a questo punto possiamo entrare nella seconda parte di questo dibattito, di questo evento, proprio lanciando il dibattito che è un po' il cuore di questa iniziativa. La giustizia al tempo dell'intelligenza artificiale è come bilanciare fatto e norma. Abbiamo ascoltato esponenti di governo, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, senatori, adesso ascoltiamo i magistrati da cui vorremmo sapere appunto come possiamo bilanciare il fatto e la norma per far sì che la tecnologia possa essere funzionale all'applicazione della giustizia. Per cui chiederei ai nostri magistrati di salire qui sul palco, il dottor Antonio Ardituro, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e già componente del CSM, il dottor Borrelli, procuratore della Repubblica di Salerno, il dottor Lombardo, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il dottor Bernardo Petralia, magistrato e già procuratore generale di Reggio Calabria. Grazie per essere ancora una volta con noi a discutere di questi temi.
Entriamo subito in media res, tra l'altro dobbiamo farlo dando subito la parola al dottor Ardituro, che purtroppo ha un impegno e ci dovrà lasciare fra qualche minuto, per cui direi di iniziare le danze proprio da lei. Dottor Ardituro, abbiamo ascoltato i relatori parlare delle criticità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di quali possono essere e devono essere i paletti. Guardiamo però l'altra parte della barricata, cioè il punto di vista di chi opera ogni giorno sul piano della giustizia. Quali possono essere, secondo lei e secondo la sua esperienza, i rischi che sono stati sollevati sia dal professor Flick, dal viceministro Sisto che dal senatore Zanettini, i rischi nell'applicazione della giustizia? Sì, allora, innanzitutto grazie per questa occasione di confronto e per l'invito sia al senatore Zanettin, che ne è stato promotore, e naturalmente ricambio i saluti che mi ha fatto, e naturalmente a CipherGate e RCS per questo continuare ad interrogarci in questo ambito così delicato e particolare. Io credo che insomma, il mio pensiero parte da considerazioni che sposano precisamente alcune delle questioni che sono state poste dal viceministro Sisto, e sinceramente diciamo, tutto sommato, credo che il così illuminante e completo intervento, quasi direi una relazione, del professor Flick, pur partendo da un'analisi, ecco, dai toni foschi, si concludeva però con l'affermazione, come dire, di alcuni principi che diciamo, dovrebbero guidare una sorta di luce in fondo al tunnel. Credo che tutti siamo qui d'accordo, e tutti gli operatori, i magistrati, noi ci siamo più volte anche, come dire, visti in questi dibattiti, sul tema che è stato così brillantemente definito della riserva di umanità, no? O dell'umanesimo nella giustizia, che anche il viceministro ha toccato, e cioè il tema per cui nel mondo della giustizia, quando discutiamo di tecnologie, quando discutiamo di intelligenza artificiale, noi ci poniamo un limite oltre il quale dobbiamo fermarci, che è proprio il limite della scelta, della decisione, della discrezionalità, che è soprattutto, diciamo, quella del giudice. Combinerei, diciamo, questo principio con alcune considerazioni che secondo me sono altrettanto probabilmente scontate. Il primo è che il tema delle tecnologie e oggi il tema dell'intelligenza artificiale è un tema, come dire, dalla ineluttabile, no, presenza nel nostro presente e nel nostro futuro, anche giudiziario. Quindi, come dire, cancellare il tema sarebbe un errore. Le tecnologie esistono, avanzano, sono strumenti importanti, hanno una potenzialità e come dire, una capacità di cui sarebbe, diciamo, impossibile fare a meno. Il tema quindi si sposta sulla questione della conoscenza degli strumenti tecnologici, e devo dire che da questo punto di vista dobbiamo tutti fare tantissima strada, perché con l'addizione intelligenza artificiale, diciamo, definiamo spesso cose molto diverse le une dalle altre, quindi che cosa è poi l'intelligenza artificiale e più in generale quindi quali sono invece le tecnologie. Quindi il tema della conoscenza e il tema naturalmente del governo delle tecnologie. Ora, da questo punto di vista, io credo che quando noi affrontiamo il tema delle tecnologie nel mondo della giustizia, dobbiamo affrontarle in maniera prioritaria con la lente di ingrandimento dei diritti, della tutela dei diritti e, diciamo, di quella che secondo me opportunamente viene, diciamo, definita anche la necessità di declinare dei nuovi diritti della persona che si pone di fronte all'utilizzazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Quindi la lente di ingrandimento dei diritti. E seconda questione,
Da questo punto di vista il ragionamento, secondo me, del Vice Ministro poi aveva un limite, diciamo, contenutistico, oltre il quale bisogna andare, non fermarci soltanto al tema della giustizia predittiva e quindi a quella che è la scelta del giudice, perché il tema delle tecnologie è innanzitutto un tema di utilizzazione dello strumento tecnologico, per esempio nel campo delle indagini, per esempio direi anche nel campo dell'esercizio del diritto della difesa. E qui c'è tutta, come dire, una parte che è quella poi più delicata, secondo me, di impatto con i diritti. E da questo punto di vista io credo che noi avremmo bisogno, probabilmente, oltre che di porci la questione dal punto di vista normativo, così come sta facendo per esempio inizia a fare il nostro governo e poi farà il nostro Parlamento a seguito dell'intervento europeo, noi avremmo bisogno soprattutto di introdurre, come dire, una nuova cultura delle tecnologie e non solo dell'intelligenza artificiale, che richiede investimenti, capacità di un complessivo irrobustimento di tutto l'assetto tecnologico del Paese, rispetto al quale noi siamo fortemente, come dire, in difficoltà rispetto ad altre realtà e altri Paesi anche, diciamo, europei, perché altrimenti noi rischiamo, affrontando la questione dell'intelligenza artificiale, di fare l'errore di chi, dovendo, diciamo, sopraelevare un piano di un palazzo, non si preoccupa di irrobustire le sue fondamenta. Cioè ci occupiamo di quello che è il tema, come dire, del momento, che ci sta, come dire, interessando perché è in qualche modo travolgente, senza, diciamo, considerare che partiamo per affrontarlo con un, diciamo, approccio di debolezza complessiva del sistema dal punto di vista della capacità di tenuta delle reti, dell'educazione tecnologica, come si diceva, della capacità di avere una consapevolezza che consente poi di affrontare le singole questioni. E questo è il tema di fondo. Nel settore della giustizia io penso sia molto importante, diciamo, ripeto, non limitarsi al tema della giustizia predittiva, ma focalizzare l'intelligenza artificiale nell'ambito di quell'umanesimo come una tecnologia che deve restare, diciamo, nel suo ruolo di strumento, strumento per il giudice, strumento per le indagini, strumento per l'esercizio del diritto di difesa. E quindi naturalmente ciò che è strumento non diventa protagonista, ma, diciamo, resta confinato nel meccanismo, come dire, dell'ausilio per gli attori del processo. E poi, diciamo, l'ulteriore, secondo me, importante, come dire, attenzione che, per esempio, nell'approccio iniziale, che vedo anche nelle prime, come dire, notizie che trapelano anche su questo primo intervento normativo che si sta realizzando, è che l'intelligenza artificiale va affrontata anche come strumento che entra prepotentemente nel processo penale come strumento capace di determinare una prova del processo. Cioè noi non ci dobbiamo dimenticare che il nostro processo penale consente per principi generali e per norma di processo le prove atipiche, e questo è, diciamo, classicamente, no? Lo strumento di ingresso della prova tecnologica nel nostro processo penale. È sempre stato così. Il nostro processo si è evoluto nel tempo dal punto di vista probatorio grazie a quella norma che ci dice che è possibile utilizzare prove atipiche, salvo che rispettino certi limiti, per esempio il fondamentale limite del rispetto della dignità della persona. Ecco, noi oggi, con il processo di oggi, saremmo in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale come prova atipica nel processo, di portarla davanti ad una corte, di sollecitare un intervento della Corte di Cassazione, praticamente in assenza di una riflessione normativa di contesto che si pone il problema di studiare il nostro processo penale alla luce dell'intelligenza artificiale
e delle sue, diciamo, potenzialità. E secondo me questo è l'errore da evitare. Cioè è lo stesso errore che oggi vediamo plasticamente in questi ultimi anni, adesso Pier Antonio si è allontanato, che è quello che ci ha portato ad un intervento su un ambito che, se voi pensate, è molto più limitato e circoscritto quanto a rischio e a pericolosità, ma non tanto di meno, rispetto all'intelligenza artificiale, che è quello della gestione dei dati delle copie forensi, no? Su cui che cosa è accaduto? È accaduto plasticamente che, diciamo, un meccanismo tecnologico molto, diciamo, banale ha consentito di acquisire informazioni digitali dall'utilizzazione dei dispositivi elettronici, che sono diventati sempre più parte del meccanismo della vita della persona, e lo ha fatto praticamente senza regole normative, lo ha fatto attraverso meccanismi di atipicità che sono stati poi via via, come dire, costruiti nel tempo, fino a interventi giurisprudenziali, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia Europea, e fino ad arrivare ad un punto di rottura che ha richiesto e richiede necessariamente un intervento normativo, con un'inversione, no, di quello che dovrebbe essere invece il normale, come dire, un principio regolatore, e cioè che arriva una tecnologia, il legislatore si pone una serie di questioni, le affronta come idea nel processo, le norma e i magistrati le utilizzano. Ecco, noi abbiamo quell'esempio, che è un piccolo esempio, ma particolarmente invasivo, lo sappiamo tutti quanto lo è stato e quanto lo è, che però, diciamo, portato all'ennesima potenza, ci fa comprendere quali sono i rischi che noi affrontiamo, ci troviamo impreparati di fronte all'impatto dell'intelligenza artificiale. Quindi io credo che in un luogo come questo, in un contesto come questo, in cui si discute anche, appunto, con la politica, diciamo, è importante mettere al centro un dibattito che veda una riflessione che porti ad affrontare interventi di carattere normativo che si fondino su un principio di prudenza, su un principio di tutela dei diritti delle persone di fronte all'intelligenza artificiale, e su un principio, però, ripeto, che non limiti gli interventi solo ad interventi normativi, ma ad un contesto di complessivo irrobustimento della capacità tecnologica del Paese di far fronte poi all'utilizzazione di queste tecnologie. Grazie, dottor Arditura. Io credo che sul fatto che ci debbano essere dei limiti, soprattutto posti dal decisore, da umano, credo che siamo tutti d'accordo, anche, insomma, i più ferventi apostoli della tecnologia oggi sono d'accordo su questo tema. Però secondo me è interessante un altro punto che è stato toccato più volte in questi interventi, quello del dato, che è un po' il cuore, insomma, di tutta la problematica. L'utilizzo dei big data, soprattutto l'utilizzo dei dati e la gestione di questi dati. Dottor Borrelli, per la sua esperienza da magistrato, da procuratore, pensa che proprio l'utilizzo del dato possa essere usato, cioè l'intelligenza artificiale, come mezzo di ricerca e anche per la giustizia predittiva? Allora, io innanzitutto ringrazio evidentemente l'occasione che mi viene offerta di parlare anche in questa sede. Ringrazio anche dell'occasione che mi viene offerta di parlare dell'argomento, perché prima, voglio dire, queste situazioni poi sono occasioni di riflessione, di formazione anche di una serie di valutazioni che normalmente poi nella nostra attività quotidiana, come dire, tralasciamo. E vorrei rispondere alla sua domanda, però mantenendomi aderente a quello che è poi il tema del convegno. Allora, innanzitutto noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui parlamenti sostanzialmente di tutto il mondo stanno affrontando il tema dell'utilizzo, dell'impiego, dei limiti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ed è una fase, come dire, interessante, perché parte da una premessa, evidentemente, che bisogna evitare il rischio di essere nostalgici di un tempo che fu e che non è più.
Questo è un rischio che è particolarmente diffuso in un ambiente, come dire, abbastanza legato a quelle che sono le sue tradizioni, come il mondo dell'amministrazione della giustizia, magistrati, avvocati, giudici, pubblici ministeri, in cui tutti, come dire, hanno delle difficoltà a rinunziare ad operare così come hanno sempre operato. Invece io credo, come diceva anche Antonello Ardituro, che determinati fenomeni, determinate novità non possono essere eluse e che le trasformazioni vanno governate. Allora, l'intelligenza artificiale è uno strumento che già è normalmente utilizzato nelle indagini. Il problema non è quello dell'acquisizione del dato, l'acquisizione della prova già avviene largamente avvalendosi dell'intelligenza artificiale. La ricerca che viene fatta su fonti aperte è una ricerca che utilizza l'intelligenza artificiale e che dà dei risultati che sono imprescindibili in indagini come quelle di criminalità organizzata particolarmente complesse, dove il dato fondamentale è quello della ricostruzione della relazione. La Guardia di Finanza sta elaborando un sistema di accertamenti patrimoniali per la ricostruzione di sproporzioni tra redditi e tenore di vita, quindi ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione o della confisca allargata, che si avvale largamente dell'intelligenza artificiale, realizzando appunto ricerche ed elaborazioni di dati su tutte le banche dati alle quali la Guardia di Finanza può legittimamente accedere. Ancora, per esempio, pensiamo alle implicazioni che può dare in tema di accertamenti investigativi i sistemi di trascrizione e di identificazione del parlato. Questo delle intercettazioni è un problema abbastanza significativo, sul quale si sentono dire molte cose inesatte in realtà, perché vi è un dibattito che riguarda il divieto di trascrizione delle intercettazioni irrilevanti e al tempo stesso l'obbligo di trascrizioni delle conversazioni che sono rilevanti per la difesa. Si fanno tutte queste discussioni senza tenere conto di una cosa, che nel momento in cui viene intercettata e viene ascoltata, è difficile sapere se un'intercettazione è o non è rilevante o se è rilevante per l'accusa o per la difesa. E che nel momento in cui una conversazione non viene trascritta, diventa perciò stesso una conversazione non recuperabile. Allora, anche in questo senso, per esempio, l'accrescimento della base dati sulla quale intervenire per arrivare a determinate conclusioni è un qualcosa che rileva in tutte le direzioni, quindi sia a fini della dimostrazione della prova di accusa che ai fini eventualmente del rinvenimento di una prova dell'innocenza del soggetto indagato. Insomma, voglio dire, già siamo in presenza di un largo uso dell'intelligenza artificiale. Invece è interessante il momento successivo, quello della utilizzazione del dato. E qua mi rifaccio a quello che diceva Antonello Ardituro poc'anzi. Vedete, anche qua il riferimento, il problema chiaramente è quello della riconduzione e della ripetizione davanti al giudice del ragionamento e della manipolazione dei big data che riesce a fare facilmente la macchina e che viene fatto più difficilmente da parte dell'uomo. Allora, questa ripetizione, questa ricostruzione dell'operazione davanti al giudice, operazione che viene fatta dall'algoritmo, è un qualcosa che è destinato ad essere ripetuto davanti al giudice e che è necessario stabilire, io credo,
come debba essere fatto, senza farsi condizionare evidentemente da falsi miti. Cioè, per esempio, diciamo, vogliamo ritenere sufficiente che il dato riassuntivo dell'operazione effettuata dell'algoritmo venga introitato dal materiale, nel materiale utilizzabile dal giudice solamente in virtù della testimonianza di un soggetto che viene a dire che l'algoritmo ha effettuato quell'operazione? O vogliamo viceversa stabilire, diciamo, dei meccanismi e preoccuparci di individuare dei meccanismi per ritenere che quella operazione sia quanto più corretta possibile, più rispettosa dei diritti che vengono coinvolti nella valutazione degli elementi di prova? Io sotto questo profilo, vedete, ravviso una preoccupazione, no, in quello che ho sentito, perché si è detto che l'intelligenza artificiale nel settore della giustizia verrà disciplinato nel senso che si potrà utilizzare l'intelligenza artificiale solamente per fare ricerche giurisprudenziali, per semplificazioni di operazioni. Ma l'intelligenza artificiale, diciamo, viene già utilizzata nella giurisdizione. Io ho avuto occasione di parlare qualche sera fa con un giudice amministrativo, non fa parte, diciamo, dell'ordine giudiziario, quindi è meno... Mi diceva questo collega che tutta la fase preparatoria della valutazione che viene effettuata nella sentenza, cioè voglio dire l'esposizione del fatto, la ricostruzione delle questioni, la ricostruzione delle posizioni delle parti, da molti giudici amministrativi viene già fatta avvalendosi di sistemi di sintesi che sono indotti contenuti in applicativi che sono resi possibili da applicativi di intelligenza artificiale. E qua non vi è già un'utilizzazione dello strumento, dell'algoritmo nella decisione? La sintesi della posizione delle parti, la sintesi delle questioni da affrontare, non è un qualcosa che in qualche modo finisce per condizionare lo stesso processo decisorio da parte del giudice? Allora io credo e ribadisco che il fenomeno vada governato laicamente. Io sono assolutamente un fautore della esclusione di un utilizzo dell'intelligenza artificiale in chiave decisoria. Dico di più, dico che il sistema, come dire, costituzionale è costruito proprio in funzione della possibilità che la decisione del giudice sia erronea e che possa essere erronea, perché altrimenti la motivazione del provvedimento non avrebbe ragione di essere. Si motiva un provvedimento in quanto quel provvedimento è destinato ad essere oggetto di una valutazione che può essere evidentemente positiva o negativa. Ecco, ma fingere che tutto quello che già sta succedendo non avvenga, credo che non sia il modo migliore per governare dei fenomeni che sono inarrestabili. Grazie. Grazie, dottor Borrelli. Il dottor Lombardo, Giuseppe Lombardo, è un convinto, insomma, sostenitore dell'importanza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché ne abbiamo parlato in un'altra occasione, il fatto supera spesso la norma, cioè quello che la criminalità organizzata e le organizzazioni criminali fanno dal punto di vista dell'uso degli strumenti digitali è molto più veloce rispetto a quello che riescono a fare invece i legislatori per dare strumenti in mano ai magistrati. Ci spiega perché è così importante l'utilizzo di strumenti sempre più innovativi, all'avanguardia, perché oggi è più difficile combattere con i vecchi strumenti, perseguire i reati. Faccio stando in piedi come stanno i pubblici ministeri. Accesi il microfono? Quando vuol dire per 27 anni
si discute davanti al giudice stando in piedi, penso, voglio dire, che questo abbia ormai condizionato irreversibilmente, diciamo, il mio modo di esporre quello che penso. Beh, io nei giorni scorsi ho fatto un esperimento. Io ho chiesto a un applicativo di intelligenza artificiale di indicarmi quelle che sono le priorità attuali e quindi le scelte che non possono essere assolutamente, diciamo, essere evitate in un'azione di contrasto a un grave fenomeno criminale quale appunto l'andrangheta. Proprio volevo verificare l'intelligenza artificiale rispetto a tutta una serie di elementi di conoscenza disponibili a tutti e quindi provarne, saggiarne la capacità di individuare tutta una serie di aspetti spesso problematici, ma che per noi, voglio dire, sono l'agire quotidiano. E adesso vi illustro che cosa l'intelligenza artificiale che ho qui in mano, perché mi ha risposto, proprio per arrivare poi, sempre 10 minuti saranno. Mi ha risposto così: le mafie non sono mai state così tecnologicamente avanzate come lo sono oggi. L'avvento di internet e delle nuove tecnologie ha infatti aperto nuovi orizzonti per le organizzazioni criminali che le hanno sfruttate, le sfruttano per comunicare in modo più sicuro, e mi fa anche tutta una serie di esempi. Commettere reati informatici, riciclare denaro in modo più efficiente, gestire il traffico di droga e di armi a livello internazionale, estorcere denaro attraverso sistemi sempre più evoluti, influenzare l'opinione pubblica rispetto all'opinione che ognuno di noi, ovviamente che è il cittadino, è chiamato a formare informandosi su questi gravi fenomeni criminali. Quindi influenzare l'opinione pubblica significa agevolare l'espansione, il consolidamento di fenomeni criminali che ovviamente vengono rappresentati in maniera diversa da quello che sono. Questo lo dice l'intelligenza artificiale. Infiltrarsi nell'economia legale, è ovvio, perché poi, voglio dire, il fine ultimo anche delle nuove tecnologie è quello, diciamo, di consentire alle grandi organizzazioni criminali di operare all'interno dei settori strategici. E le nuove tecnologie, soprattutto il governo delle informazioni su scala mondiale, è il settore strategico. Questo lo diceva già qualcuno prima di me, ma intendo per prima di me oltre 50 anni fa. E mi dice anche, attento, perché non so perché mi fai questa domanda, ma visto che sono un applicativo di intelligenza artificiale posso immaginarlo, perché magari vuoi sapere quali sono le risposte che bisogna dare a questi pericoli. Io non glielo avevo chiesto, sinceramente, questo mi ha molto stupito, magari ha letto, voglio dire, analizzando anche il mio profilo, che faccio un certo tipo di lavoro. Bisogna potenziare la cyber security, mi dice, bisogna giungere a una maggiore collaborazione internazionale, straordinario. Bisogna sensibilizzare il pubblico sui temi caldi del contrasto alle mafie, perché le mafie non sono finite. E mi dice anche quali sono le sfide future, tutta una serie di consigli che mi hanno abbastanza inquietato, devo dire la verità. Bene, fatta questa premessa, credetemi, sarò davvero sintetico perché il tema ci porta molto lontano. Dobbiamo ragionare, a mio modo di vedere, su una serie di presupposti che vanno oltre anche il nostro compito quotidiano,
il nostro compito quotidiano, visto che in questa sede si è parlato di principi costituzionali, è quello di dare attuazione ad un principio costituzionale che forse viene citato meno rispetto ad altri, ma che per chi come me, come chi insieme a me anche a questo tavolo ha fatto un lungo percorso e fa un lungo percorso ormai da anni per dare risposte giudiziarie su gravi fenomeni criminali, è il principio che noi ricaviamo dall'articolo 112 della Costituzione. L'articolo 112 della Costituzione contiene, a mio modo di vedere, tutta una serie di riferimenti che non sempre vengono adeguatamente esplicitati. E spesso e volentieri viene citato soltanto per sottolineare che il pubblico ministero nel nostro sistema costituzionale ha una serie di obblighi e in particolare ha l'obbligo appunto di esercitare l'azione penale proprio per rimanere aderente alla domanda che mi è stata fatta. Nel momento in cui ricostruito un fatto è necessario verificare se siano stati anche individuati quelli che sono i relativi autori. Ma è molto di più l'articolo 112 della Costituzione, è molto di più. Andando oltre la lettera della norma, l'articolo 112 della Costituzione ci impone un dovere di conoscenza. Questo è l'articolo 112 della Costituzione, perché solo chi acquisisce elementi che consentono appunto di completare un percorso di conoscenza, allora può effettuare una serie di valutazioni che consentono anche di rendere, diciamo, immediatamente percepibile quello che è il portato della norma costituzionale che vi ho appena citato. E andando a verificare poi questo dovere di conoscenza e quindi quelli che sono i riflessi dei principi costituzionali all'interno della normativa ordinaria, quel dovere di conoscenza per il pubblico ministero poi viene declinato anche in maniera più chiara e approfondita, nel momento in cui il pubblico ministero non solo ha il dovere di conoscere, è obbligato ad approfondire, nel momento in cui ovviamente ci sono tutti i presupposti per farlo, ma lo deve fare secondo due canoni che vengono spesso e volentieri trascurati, che sono esplicitati nell'articolo 371 bis del codice di rito. Lo deve fare tempestivamente e in maniera completa. Ecco perché il ruolo del pubblico ministero non è un ruolo facile, e lo deve fare tanto, diciamo, andando a verificare quelli che sono i contenuti che sostengono quella che è la ragione dell'accusa, ma anche e soprattutto andando a verificare tempestivamente in maniera completa anche gli elementi a favore del soggetto sottoposto all'investigazione. Perché, e anche qui ce lo siamo detti tante volte, il ritardo nella risposta di giustizia è già veicolo di ingiustizia. Perché la giustizia ritardata quasi sempre è una giustizia negata. E questa è la seconda premessa. Adesso facciamo una considerazione, il mondo è cambiato. E quindi, come ha detto bene chi mi ha preceduto, e come in maniera assolutamente condivisibile è stata evidenziata anche negli interventi dei parlamentari e del professore Giovanni Maria Flick, che è stato mio correlatore di tesi, cioè voglio ricordarlo in questa sede, è cambiato il modo di comunicare. Quindi è soprattutto quello l'aspetto sul quale noi ci dobbiamo oggi soffermare e confrontare, perché rispetto, diciamo, a un modo di comunicare tipico di qualche anno fa che ruotava attorno all'oralità nella trasmissione del messaggio, oggi noi ci troviamo di fronte a un modo di comunicare che, pur mantenendo una riserva di oralità, è diventato molto altro.
e quel molto altro rispetto alla comunicazione immediata, tipicamente orale, è un qualcosa che lascia tracce. E quelle tracce sono contenuti, che devono essere adeguatamente verificati. È inutile che io vi stia a raccontare quanto su questo versante è stato fatto, è stato scritto, è stato detto, è stato approfondito nel momento in cui si parla di nuove tecnologie nel campo delle intercettazioni, non più soltanto di conversazioni, ma soprattutto di comunicazioni telematiche. E sapete bene tutti che il nostro codice ha distinto, ma ha distinto moltissimi anni fa, quelle che sono le intercettazioni, tra molte virgolette, tradizionali, e quelle che sono invece le intercettazioni di cui all'articolo 266 bis del codice di rito, in cui è lo stesso legislatore che non parla più di comunicazioni o di conversazioni, ma parla di flussi. Flussi che nel momento in cui devono essere portati all'attenzione del giudice non sono più riferibili alla registrazione. Io sto citando ovviamente quelli che sono passaggi della normativa di riferimento, ma sono invece indicati dal legislatore come veicolo di informazione. Tant'è vero, vuol dire che quando il giudice acquisisce il contenuto dell'intercettazione telematica non si pone il problema di andare a verificare quello che c'è nella registrazione, ma si pone il problema di andare a rendere comprensibile l'informazione che è contenuta nel flusso. Ecco come cambia tutto quello che noi siamo chiamati a vivere e affrontare ogni giorno per dare risposte in sede giudiziaria. È ovvio che tutto questo diventa enormemente complesso nel momento in cui quella grande mole di informazioni, e lo si è detto anche stasera, fa i conti con i big data. E quindi vuol dire con tutta una serie di contenitori che sono davvero difficili da perimetrare, che sono difficilissimi da governare. Quindi la gestione delle informazioni che diventano contenuti, ovvero veicoli di conoscenza, è assolutamente indispensabile oggi per andare a verificare quanto rispetto al fatto noi siamo in grado di ricostruire per dare risposte. E qui introduco, mi faccia un segno inequivocabile, quando il tempo, diciamo, sta per scadere, non mi interrompo. Siamo quasi. Ecco. Avevo capito, voglio dire, non posso utilizzare l'espressione calabrese, diciamo, che si utilizza, però, voglio dire, ho colto, diciamo, qualche movimento atipico nel nostro moderatore. E allora vado subito a chiudere. Quindi, fatto tutto questo, è, diciamo, individuato il sistema migliore per gestire le informazioni e quindi i contenuti e quindi il lungo percorso di conoscenza per andare a dare risposte nel senso tracciato dall'articolo 112 della Costituzione, noi ci troviamo di fronte ad una difficoltà finale. E qui torniamo all'uomo e alla riserva di umanità. La difficoltà finale è data, e ve lo dico in maniera volutamente, diciamo, quasi banale, è data dall'enorme differenza che passa da quello che è il percorso valutativo che riesce a fare l'algoritmo nel momento in cui ci fornisce una risposta esatta, che non è sinonimo di giusto. Esatto non è sinonimo di giusto. Quindi l'algoritmo è in grado di ragionare, e questa è l'intelligenza artificiale generativa, è in grado di analizzare una grande mole di dati che l'essere umano oggi fa fatica a catalogare e a valorizzare fino in fondo, proprio per le caratteristiche mutate che abbiamo indicato prima, e quindi ci fornisce un risultato che, secondo tutta una serie di parametri
che passano spesso e volentieri appunto dall'azione di chi ha programmato l'algoritmo per arrivare a determinati risultati, secondo l'algoritmo è un risultato esatto, perché è una forma banalissima, quasi tribale, di intelligenza artificiale, il calcolatore. L'essere umano non è in grado di fare il calcolo, vuol dire che la macchina, ma una calcolatrice da 2,50 €. E quindi l'essere umano si trova davanti, voglio dire, a quello che è il risultato del calcolo, ma manca l'ultimo miglio, manca il passaggio finale, manca, voglio dire, l'apporto umano per trasformare quello che è esatto in una risposta giusta. Quindi noi non possiamo prescindere dalle nuove tecnologie se vogliamo contrastare i fenomeni criminali evoluti, dobbiamo anzi tutti insieme trovare la via per governare a fondo le nuove tecnologie, nel senso che ho appena detto e che spero, voglio dire, possa in qualche modo essere una traccia per il futuro che noi stessi, voglio dire, siamo chiamati a scrivere ogni giorno lavorando nei nostri uffici, lasciando però sempre alla valutazione umana quel passaggio finale deve essere anche giusto, proprio per non rinunciare a quello che si è detto benissimo nel corso degli interventi di stasera, e cioè a quel libero convincimento che non può che rimanere il centro di tutto il sistema giustizia di questo Paese e ovviamente di tutti gli altri che si ispirano agli stessi principi di rango costituzionale. Questo siamo chiamati a fare. Ecco perché ben vengano le nuove tecnologie, governate sempre dall'uomo, ma l'uomo deve avere una consapevolezza che probabilmente finora non ha acquisito e soprattutto deve avere una grande competenza che spero che si possa formare nei prossimi anni. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Lombardo. Ci abbiamo le battute finali di questo giro di riflessioni da parte dei magistrati, per poi dare la parola al Presidente Colosimo. Dottor Petralia, il dottor Lombardo ha parlato di presente ma anche di futuro. Se dovesse tracciare quello che dovrà essere il dibattito della politica e del mondo della magistratura nei prossimi anni, proprio per bilanciare questi due aspetti, che cosa pensa, quali sono le parole chiave che dovremmo tenere a mente nei prossimi anni? Intanto l'intelligenza, quella umana, e mi serve per capire che devo restringere il ragionamento e l'intervento per due ragioni. Uno, perché è tardi. L'intelligenza naturale. Questa è intelligenza naturale, ma se vogliamo anche l'intelligenza artificiale, perché poi è l'intervento che ci separa dalla libertà. E quindi questo si mette in gioco anche un diritto importante della nostra personalità. Ma al di là di questa, che è una battuta, io volevo dire una cosa. Ho già raggruppato mentalmente i miei concetti, che sono inevitabilmente dei concetti integrativi, non possono essere centrali sull'argomento dell'etica e di quant'altro è stato detto. Però due concetti li voglio spendere ed elaborare rapidissimamente. Primo, sono stato recentemente, in occasione di un mio secondo, terzo, quarto lavoro che appartiene alle passioni, non all'istituzione, al campus biomedico di Roma a commentare un film. Giro ogni tanto per università dove mi chiamano e commento i film, perché mi piacciono i film, li commento, scrivo e recensisco. In questa occasione il direttore del campus biomedico mi ha avvisato del fatto che erano presenti una ricca platea di studenti di medicina e ingegneria. Io ho detto, ma io ritengo, non sono del settore, se non come utente, ma per me i medici sono medici. Mi fa, qua si inserisce un problema serio. Perché noi siamo la prima università, e forse ce n'è un'altra a Milano dell'Humanitas, in cui c'è un corso di laurea che non è ingegneria biomedica, ma è medicina e ingegneria, che forma dei medici ingegneri. Conseguentemente una domanda, scusi direttore e rettore magnifico, non so come l'ho chiamato, ma la conseguenza è quella che noi avremo una platea di medici in grado di governare le macchine, quindi ancora conseguentemente le diagnosi e le prognosi non saranno più appannaggio del medico, ma del medico manovratore delle macchine sempre più intelligenti e sempre più sofisticate. Mi fa, non è proprio così.
Intanto sono dei ragazzi straordinari perché riescono a profittare dando delle materie complicatissime come meccanica razionale e quant'altro nei primi anni di ingegneria, studiando anche le discipline medica, ma producono una intelligenza di tipo accademico, una formazione, ecco, non un'intelligenza, che governa la macchina ma come strumento, perché la diagnosi e la prognosi deve restare del medico. Inevitabilmente, facendo un lavoro, avendo fatto un lavoro come quello di magistrato, la conseguenza, come dire, la traiettoria mentale è stata questa, quindi domani noi rischieremmo di avere anche delle facoltà di giurisprudenza e ingegneria, perché pensare che all'interno del lavoro di giustizia possa fare irruzione un sistema automatizzato di ricognizioni, di elaborazione e di quant'altro, non è futuro, però Condolucci, è già presente. Noi, quando io alla Procura di Palermo utilizzai per la prima volta il Trojan insieme alla Procura di Napoli e qualche altra, mi trovai di fronte ad uno strumento sofisticatissimo che dovevamo governare alla luce di un codice che non sapeva come gestirlo, alla luce di quale articolo e di quale istituto poter calare una realtà come quella dell'inoculazione di un Trojan che già passava non attraverso un'adesione nel terminale dell'utente bersaglio, ma avveniva automaticamente. Signori, va molto, molto, molto velocemente, e dove c'è esigenze, brama direi, di conoscenze, come quella della medicina, come quella della difesa, ma soprattutto è anche come quella della giustizia, la tecnologia fa passi da gigante, non c'è nulla da fare, dobbiamo tenere conto di una tecnologia galoppante che ci consente oggi, guardate già in tema di intercettazioni, siamo di fronte a nuove frontiere di intercettazione cosiddetta, qua parlo davanti a dei tecnici, tattica, che lavori in ELT, cioè in altre dimensioni che ci danno una, come dire, un'intercettazione più globalizzata e a tutto campo, omnibus potrei dire, spaventose, ma dobbiamo fare i conti con un codice e un ordinamento che non è preparato a questo, e non è preparato, e non è preparato, e qua entrano in gioco i diritti e le garanzie, la dignità della persona e quindi l'etica della tecnologia. Dice bene l'ingegnere Benigni, la Domitilla Benigni, quando all'inizio ha detto la CipherGate è un'azienda che mira a salvaguardare l'equità e la trasparenza e l'etica della tecnologia. Non è semplice, ma bisogna tendere a questo. Ma non basta che lo faccia la tecnologia e le aziende tecnologiche, ci vuole un ordinamento che si prepari ad affrontarle in modo non impattante, ma assorbendole con un dialogo e un dibattito che già si è acceso grazie proprio a CipherGate, perché questo è il terzo incontro e sento dire che se ne annuncia forse un altro più verso le mie zone del meridione, che sono ricche di spunti e di esigenze, e devo dire grazie a questo il dibattito si è allargato, ed è un dibattito che riguarda questa irruzione, questa iniezione dell'intelligenza artificiale, che attenzione signori, e qua vado verso la conclusione del mio discorso, non ha bisogno di nutrirsi di trionfalismi e di tendenza all'apocalisse. Non è un ambito di tifoseria quella dell'intelligenza artificiale per cui noi dobbiamo essere favorevoli o contrari. Quando si parla con Quisque de Populo di intelligenza artificiale, io uso come parametro la mia panettiera, come persona del popolo in grado di dirmi, a cui ho dovuto certe volte spiegare, lei mi chiede perché ci sono due gradi di giudizio, è difficile spiegarlo a qualcuno che non è del mestiere, ma io cerco di spiegare perché c'è l'errore e c'è sempre un'incertezza, e siccome errare humanum est, c'è la necessità di revisionare questa decisione. Se noi andassimo incontro ad un decisionismo automatizzato e intelligente e totalmente artificiale, forse quello che dice Lombardo è corretto, andremmo incontro alla bellezza pura, alla perfezione pura, alla vicinanza a Dio, cioè al totalitarismo dell'esattezza. E questo non sarebbe, ci priverebbe del secondo grado, del terzo grado, non avrebbe più senso neanche la discussione su come e cosa.
e invece no. E questo non accade perché? Perché anche l'ordinamento, badate, c'è questo dialogo, io così a distanza vedo che c'è un dialogo muto tra ordinamento e tecnologia. Non è vero che l'ordinamento subisce, l'ordinamento giuridico lancia e la giustizia, lancia dei segnali. Per esempio, con la riforma Cartabia sono incrementati i momenti di ragionevolezza che si attribuiscono al giudice, ragionevole previsione di condanna, già avevamo il ragionevole dubbio, il rinvio alle massime d'esperienza, questa ragionevole previsione di condanna che troviamo ora diffusa in tutto l'arco del rito, e la troviamo all'udienza preliminare, la troviamo davanti, la tocca e la gestisce il PM per l'archiviazione, la affronta il giudice, dove si parla di ragionevolezza, di prova logica, di ragione, di razionalità, è inevitabile che a un certo punto c'è un'esigenza inespressa, silenziosa e strisciante di tecnologia. Ci vuole qualcosa che di fronte ad un'invasione così massiva di dati, che non consente di fare il paragone, poco fa col senatore Zanettin, siamo entrati in magistratura e in avvocatura credendo nella certezza del diritto, ma non c'è più certezza del diritto di fronte ad un magma di dati che è impossibile da gestire se non attraverso sistemi che ci consentono la conoscenza. Andiamo al dispositivo del ragionamento. E alle conclusioni. E quindi e qui dispositivo in gergo di magistratura significa fine, ecco, sentenza finale. Traendolo dalla filosofia della scienza, la cosiddetta teoria dei contesti distingue, c'è un contesto decisorio, e vabbè, il giudice rubò, è escluso, ma lo è già escluso l'articolo 8 del decreto legislativo 5118 sul regolamento dei dati per la protezione dei dati a fini di giustizia, di prevenzione e quant'altro. Ma in questa teoria dei contesti esiste un contesto che ben diverso dall'altro, il contesto di ricerca, per esempio, che è quello che caratterizza le indagini preliminari, non può non giovarsi di tecnologia, ma la tecnologia va governata non ai fini decisori, ma ai fini interlocutori, e va governata in che modo? Attraverso non quell'incertezza e quella, vi confesso, paura gestionale di quando mi sono confrontato con quello strumento che era il Trojan da inoculare, ma va governata da, dico voi per dire, da queste stanze, cioè da una normativa che va, va preparata e al cui debutto noi dobbiamo auspicare che avvenga al più presto in conformità ai dettami, e qualcuno l'ha detto in questa sede, i dettami europei che sono non orientati sul fronte inclinati sulla giustizia quanto sul mercato e sull'economia, anche perché riguarda l'intera Europa, e noi dobbiamo inevitabilmente appellarci alla politica perché possa servire a darci delle norme che, tenendo conto di questo dialogo muto tra ordinamento giudiziario e tecnologia, possa mettere quello che Leonard Cohen ha detto in una bellissima poesia, potrei dire, più che canzone, e cioè che in ogni cosa c'è una crepa, in ogni cosa c'è un buco, ed è lì che entra la luce. Abbiamo bisogno di questa luce. Grazie. Grazie, dottor Petralia. Grazie, dottor Lombardo, dottor Borrelli, per questi interventi. Adesso veramente siamo alle conclusioni. Dottor Petralia ha citato la politica e adesso chiamiamo a tirare le conclusioni un ingrato compito, dottoressa Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, alla quale chiediamo di fare un po' una sintesi di quello che è emerso oggi e di farci capire qual è il punto di vista dell'istituzione che rappresenta. Grazie, dottoressa. Grazie mille per questo invito, grazie soprattutto per quello che ho ascoltato. Devo confessare, rimanendo in tono scherzoso, che io sono tra quegli esponenti politici che ormai si innamora di più quando parlano i procuratori di quando parlano i suoi colleghi. Non so se questo mi deve preoccupare o meno, però va bene, sorvoliamo, diciamo, non è una dichiarazione a voi, diciamo, ma al ruolo. Però battute a parte, ho ascoltato con grande interesse e anche in alcuni casi divertimento quello che è stato qui raccontato.
E intanto in premessa devo dare una notizia, perché immagino che non tutti compulsino le agenzie, quindi a me il compito di dire che al Consiglio dei Ministri di oggi, apprendo dalle agenzie, è stato varato il famoso decreto sulla IA, che prevede non solo un investimento importante di 1 miliardo su questo tema, ma anche l'utilizzo dell'aggravante dell'utilizzo della intelligenza artificiale per alcuni reati, quali tra le altri quelli informatici che venivano poc'anzi citati e quelli del riciclaggio, per dirne una, della sostituzione di persona, insomma per alcuni di quei reati di cui fin qui abbiamo parlato. Devo dire che quello che ho ascoltato fin qui ha rafforzato il mio personale convincimento sulla bontà e sull'appropriatezza, mi permetterete questo, diciamo, convincimento dell'azione che ho intrapreso nella Commissione parlamentare antimafia che presiedo, perché la Commissione da me presieduta ha per la prima volta nella sua storia deciso di istituire un comitato che si occupi di piattaforme di comunicazione cifrate e criptovalute. E non lo ha fatto perché, come ha fatto genialmente il procuratore Lombardo, ha utilizzato l'intelligenza artificiale, ma perché bastava leggere gli ultimi processi per capire che esiste un tema per quanto riguarda la criminalità organizzata, e che quel tema è oggettivamente l'interconnessione e la transnazionalità della criminalità organizzata. Niente di straordinario, infatti, l'intelligenza artificiale, utilizzando un banale algoritmo, evidentemente ce lo ha detto con più chiarezza di me. Però perché abbiamo fatto questo? Perché io vorrei che per una volta la politica, come peraltro qui mi veniva chiesta, facesse la sua parte da attore protagonista e non da comparsa, e quindi che non arrivasse, cosa che in parte è già avvenuta purtroppo e voi lo sapete meglio di me, come sempre in ritardo su alcuni temi, quel ritardo che ci porta a dire, e ha portato me tante volte a dire, che purtroppo se alcuni narcotrafficanti spostano miliardi e noi non li possiamo in nessun modo intercettare, è perché non abbiamo la formazione, quella di cui si parlava, per farlo, o non abbiamo le tecnologie a disposizione delle forze di polizia e della magistratura, che in questo caso, in quello che avete appena sentito, già utilizza alcune modalità, ma lo utilizza a suo rischio e pericolo, vorrei dire, o anche a sua spesa, perché anche sul tema economico sappiamo che c'è un gran problema. Quindi, partendo dal presupposto che dal mio punto di vista la consapevolezza sull'attualità della criminalità organizzata è abbastanza evidente, e quindi sappiamo che loro utilizzano l'intelligenza artificiale per migliorare banalmente le loro attività illegali, cioè fanno quello che dovrebbe fare anche chi fa profitto in modo legale. E quindi che cosa fanno? Usano le machine learning, usano la capacità di sviluppare degli attacchi informatici sofisticati, usano l'intelligenza artificiale per gestire i flussi di comunicazione in modo immune dall'autorità giudiziaria, e noi rincorriamo o ci appoggiamo a quei pochi, permettetemelo, stati che hanno già bucato alcune piattaforme o sono già avvezzi ad utilizzare alcuni mezzi. Quindi qual è oggi il compito rispetto a quello che abbiamo sentito? Pensare semplicemente come invertire questa tendenza, pensare di immaginare che quello che ci è stato raccontato qui è un fatto già presente, già attuale, quindi che l'intelligenza artificiale può analizzare i grandi volumi di dati che noi non possiamo analizzare nella stessa tempistica. Qual è la differenza tra l'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale e quello invece non consapevole? Che a un certo punto quei dati devono andare in mano a quell'uomo, a quel magistrato, a quell'inquirente che da quei dati trae uno spunto. Il dottor Petralia faceva riferimento medico, io sono figlia di medici, ho sderazzato, e mio padre è un noto radiologo e lui mi racconta di come da anni nel campo medico ci sia il dibattito sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare diagnosi, ma tutti noi quando stiamo male cerchiamo
il più bravo medico che possa leggere quella risonanza o quell'ecografia. Allora il principio lo trasporto al tema di oggi ed è identico, banalmente identico. Noi abbiamo la possibilità di analizzare il grande volume dei dati, delle nostre conoscenze, e poi li mettiamo in mano a chi li legge. Questa è la sfida. È quasi, se mi permettete, talmente semplice che non ha bisogno di un approfondimento. È però difficile capire il limite, quello dell'etica e quello anche dell'attualizzazione, perché tra di noi possiamo dirci che non tutti coloro i quali abitano i palazzi della politica, esattamente come non tutti i quali abitano i palazzi della giustizia, masticano di tecnologia. In alcuni casi conosciamo persone che non sanno accendere un computer, quindi figuriamoci se li mettiamo di fronte a una di queste sfide. E allora il primo, credo, presupposto fondamentale per noi è quello necessario della formazione. Una formazione però che chi siede qui e che, devo dirlo, anche in grandissima parte le forze di polizia possano già mettere in campo e possano già mettere a servizio, esattamente come vuole fare la società che oggi ci ospita, dello Stato, tutto, senza distinzione. E quindi vediamola così. Io sto per diventare madre e non affiderei mio figlio a un robot o all'educazione dell'intelligenza artificiale, ma utilizzerei quella informazione che mi arriva dagli algoritmi per sapere che cosa è esatto e che cosa no. Questo non vuol dire, come veniva ben detto prima, che è a prescindere giusto, perché esiste anche l'etica e la morale, ma almeno ho due campi distinti in cui io posso scegliere in che mondo stare. E siccome noi sappiamo che la sfida della politica, già Platone, quindi non vorrei andare troppo indietro, la vedeva proprio così, e quindi attraverso la capacità di coordinamento di un governo, di coordinamento di una situazione, di possibilità di raccontare, io fisso un paio di punti che mi sono letta mentre venivo qui e che credo possano iniziare questo lavoro che, grazie anche ai decreti attuativi, dove spero che tutti possano poi mettere bocca e dare una mano perché questo provvedimento diventi realtà, ma anche perché la Commissione parlamentare antimafia possa fare il suo, questo lo dico perché ci tengo particolarmente, io credo che noi dovremmo creare e implementare normative e regolamenti che guidino l'uso responsabile, come mi dicevo, ma se mi permettete anche cercare la negoziazione di accordi internazionali sulla sicurezza informatica, sulla condivisione dei dati e sulla governance dell'intelligenza artificiale a livello globale, perché se noi rimaniamo a fare questo discorso all'interno del nostro confine, noi non abbiamo risolto assolutamente niente e questo lo dobbiamo avere ben chiaro. L'altro grande tema è quello di fissare delle regole in termini di privacy. Io ormai, almeno le persone che sono qui hanno imparato a conoscermi, sono una che davanti al diritto alla giustizia mette in secondo piano il diritto della privacy, ma non credo che debbano andare uno contro l'altro. Credo che l'ideale per chi come noi si occupa di giustizia sia che questi due diritti vadano parallelamente. E allora forse proprio l'intelligenza artificiale può aiutarci su questo, a segnare quelle piccole regole che mettano dei paletti e che ci permettano di fare questo percorso parallelo. Quindi se volessimo individuare un obiettivo finale, potremmo dire che la protezione della privacy e la conformità legale sono il nostro obiettivo nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In sostanza, il grosso spetta certamente alla politica, ma io credo che senza i professionisti che qui oggi abbiamo ascoltato noi potremmo fare veramente poco. Quindi io sono qui innanzitutto per ringraziarvi, in secondo luogo per dirvi che questa sede e questo dibattito è un esempio di come si può collaborare, e in terzo luogo, i procuratori in parte già lo sanno, a mettere la Commissione parlamentare antimafia a disposizione, perché il lavoro del Comitato è già iniziato con
anche importante audizione, abbiamo audito per esempio Sant'Agata per capire il grande tema delle intercettazioni sotto tutti i punti di vista, non solo quelle più banali a cui siamo abituati a parlare, di cui siamo abituati a conoscere costi, modalità e così via. Credo che continuare questo dibattito anche in sede alla Commissione parlamentare possa dare ai procuratori che ci hanno già spiegato come il giusto possa guidare le nostre scelte un valore aggiunto in più e magari anche una voce in capitolo in più quando il decreto diventerà legge e non ce lo vedremo passare sopra la testa, cosa che in alcuni casi in passato è successo e che credo non sia utile per nessuno degli attori protagonisti di questa serata. Grazie mille. Grazie Presidente Colosimo, la ringraziamo anche per aver apprezzato questo dibattito, questo dialogo fra esperti, fra magistrati e avvocati. Non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione, sperando di avervi offerto degli spunti di riflessione interessanti e dandovi appuntamento, speriamo, al prossimo convegno. Grazie e buona serata a tutti.